idee, un po' di idee. Di nuovo, all'orale si discutono di idee. Voglio che voi non caschiate dalle nuvole. Allora, vi ricordate, no? Due circuiti, due spire. Due spire. Spira 2, spira 1, immaginate che ci sia una corrente, spira 1, crea un campo magnetico 1 che avrà un flusso attraverso la 2, se la corrente qua cambia ci sarà una corrente indotta qua, quindi evidentemente c'è una forza elettromotrice qua, indotta, giusto? Allora immaginate due circuiti così, no? Due circuiti RCL, in cui avete una corrente in uno, c'è un campo magnetico qua, che sta avendo un flusso attraverso questo circuito, d'accordo? Quindi se io vi scrivo la legge di Ohm di questi due circuiti, dovete includere i pezzi del circuito, ma anche un pezzo dovuto all'interazione appunto di induzione magnetica con l'altro circuito. Per esempio, se scrivo questo qui, anzi scrivo prima questo, perché è quello che ho disegnato, no? Cioè questo è un campo B, questo campo è rosso, questo campo salmone, stasera mi voglio fare del salmone. Questo è il campo B1 creato dalla spira 1, il campo B1 avrà un flusso attraverso la spira 2, il circuito 2. Quindi se io scrivo la legge di Ohm, queste che ho scritto qua sono le leggi di Ohm. Queste sono le leggi di Ohm generalizzato, non quello ingenuo, non quello a regime in condizioni statiche, ma in condizioni dinamiche, la legge di Ohm generalizzata della spira 2. Quindi ho la forza elettromotrice, vogliamo chiamarla così, del condensatore 2 caricato. Poi c'è il fatto che la spira 2 ha un coefficiente di autoinduzione, quindi se la corrente cambia il tempo, il circuito stesso rema contro. Poi però, ovviamente qua potrei avere una batteria, potrei avere un generatore di onde quadre o di onde sinusoidali, quindi potrei avere un altro pezzo qua, una batteria, oppure un V0 coseno di omega FT, d'accordo? Quindi ho quelli del circuito, ma anche questo che nasce dall'interazione con la spira 1, col circuito 1, dove questo è il coefficiente di mutua induzione. Quale induzione magnetica? L'induzione che c'è attraverso la spira 2 dovuto a quello che avviene nel circuito 1. Però abbiamo già visto che, almeno abbiamo detto, la dimostrazione c'è su PowerPoint, che in realtà i pedici non mi servono, perché in effetti questo coefficiente e questo coefficiente sono proprio uguali. Quindi in realtà si scrive così. Quindi questo è il termine, è la forza elettromotrice che nasce nel circuito 2 per causa di una variazione di corrente nella spira 1. Questa, ripeto, è una forza elettromotrice aggiuntiva che nasce dal fatto che la spira 2 non è isolata, ma è in interazione magnetica con il circuito 1. Anzi, a rigore, questo qua, se io volessi generalizzare, scriverei una cosa del genere, dove avrei il comportamento della spira 2, quindi ho questo, d'accordo, L2D2DT, meno la forza elettromagnetica che nasce dalla variazione rispetto al tempo di MI1, perché a rigore, se questi due circuiti si stanno allontanando, avvicinando o deformandosi, quindi se varia la M, contribuisce anche quello a una forza elettromotrice, giusto? La legge di Faraday-Lenz mi dice che per avere una forza elettromotrice devo variare il flusso magnetico, si intende. Quindi per variare il flusso ho tre possibilità. Una è di variare il campo magnetico, l'altro è di variare la geometria e la terza è di variare entrambe. Ok? Quindi questa versione che ho scritto qua è quando M è costante dal tempo e quindi esce fuori. Quindi in generale questo qua, questo sarebbe, lo riscrivo, se riscrivo questo, questo qui è la M, la derivata di I1 rispetto al tempo, potrei anche avere, quando derivo la M,
e non cambio la corrente ed in uno, cioè avrei un'induzione, avrei una forza elettromotrice indotta qua, anche se la corrente qui non cambiasse, ma mi limitassi a spostare, non vi pare? Giusto? Quindi quello che è scritto qua, queste due che ho scritto qua, è la versione dove queste due che ho scritto è la versione quando la geometria non sta cambiando, quindi non ho questo caso qua, va bene? Va bene, questo è solo per ricordare che il flusso attraverso la 2 dovuto alla 1 è proporzionale alla corrente nella 1 per la legge di Savare, e il fattore di proporzionalità si chiama m, quindi questo varia nel tempo se questo o entrambi variano nel tempo. Non dimenticatelo mai. Allora, queste due equazioni, nella versione semplice che vi do, cioè la che la geometria non cambi, sono evidentemente equazioni accoppiate. Di nuovo, non ridete di queste parole, non ridete la parola eccitato o disecitato o accoppiato. Questa equazione qui, se io la scrivessi, sarebbe la... vedete che sono accoppiate, in che senso? Che quello che avviene nel circuito 1 dipende da quello che avviene nella 2, quindi facciamo una cosa, mettiamo come possiamo fare? Mettiamo questi qua di là, quindi abbiamo cosa abbiamo? Abbiamo L1, la derivata seconda di Q1, aiutatemi a non sbagliare, R1, la derivata prima della corrente nella spina 1 più Q1, 1 su C1, Q1, ok? Questo è uguale a meno M, la derivata seconda di Q2, eh? Ok? Quindi ho portato questi due di là, cioè il segno meno che viene là. E quindi quest'altra diventa L2, Q2 derivata seconda più R2 su C2 ok. Quindi vedete, questo non è un oscillatore armonico, cioè non è un oscillatore, vabbè, sarà smorzato finché lo attrito, perché quello che succede nel circuito 1 dipende da quello che succede nella 2. Quindi l'analogo meccanico potrebbe essere una cosa del genere, non so come potrebbe essere. Avete il muro, due muri, avete una massa, costante elastica 1, massa 1, qua c'è un'altra massa, con un'altra molla diversa, e sono accoppiate insieme da una terza molla che è una K3. Quindi quello che fa la 2 dipende da quello che fa la 1, d'accordo? E quello che fa la 1 dipende da quello che fa la 2, quello che fa la 2 dipende da quello che fa la 1. Questo è la molla di accoppiamento. E come viene l'accoppiamento qua? Non è una molla, è la legge di Faraday che vi dice che sono accoppiati tramite l'interazione elettromagnetica, tramite la legge di Faraday-Lenz. Ok? Allora, immaginate una... quindi dovete essere consapevoli che questi due circuiti, uso l'espressione, si parlano. Sono accoppiati, cioè quello che avviene qua, questo lo percepisce. Se avviene qualcosa qua, c'è una forza elettromotrice qua in più che nasce dal fatto che qualcosa è successo qui. La classica battuta che faccio è: mamma butta la pasta, questo riceve il segnale. Se io apro e chiudo l'interruttore qua, se io apro l'interruttore, apro e chiudo, questo se ne accorge. Quindi mando messaggi, meditate, e come si accorge? Con questo coefficiente di neutralizzazione, d'accordo?
passo in più, un po' di nozionismo, però non è, voglio che voi capiate, dovete capire, intuire, per poi magari essere capaci di arrivare a una risposta, a un orale. Non pretendo che voi lo sappiate, ma che se voi con un po' di pensiero riuscite a capire che è plausibile quello che sto dicendo. Pensate di avere un circuito in cui ci sono due induttori messi o così, o per esempio così. Questo dovrebbe ricordarvi come collegavamo le cose. Questa è una connessione in cui i due induttori sono in serie, nel senso che passate da uno all'altro in sequenza, no? Un altro modo di collegarli in serie è così. Questi invece sono due induttori collegati in parallelo, no? Dovete ricordarvi il famoso disegno del parallelo, per esempio resistenze o capacità. Questa è la configurazione in parallelo, no? Invece in serie avete uno dietro l'altro. Quindi questi sono in serie, questi sono in parallelo. Anche questo è in serie. Ma la novità c'è, e non è banale, specialmente per gli elettrici o gli elettrotecnici. Dipende come sono messi i solenoidi. Cioè quelle spire, gli induttori, dovete pensare come dei solenoidi. Pensate cosa succede. Qua, per esempio, se c'è un campo magnetico qui, se io disegno il campo con una linea di campo, lui passa attraverso l'altro. Invece qui non passa attraverso l'altro. Qua non c'è una concatenazione della linea magnetica con il solenoide. Quindi c'è un comportamento diverso a seconda di come i solenoidi si espongono in fianco all'altro. Qua è ovvio, no? C'è una linea di campo, passerà attraverso l'altro. Vedete che qua la linea di campo, creata per esempio da lui, per esempio se c'è una variazione di corrente qua, lui creerà un campo magnetico che creerà un effetto qui. Se c'è una variazione di corrente qui, il campo magnetico creato dalla legge di Faraday creerà un effetto qua giù. Invece, messi così, potete intuire che non avviene, perché questo solenoide sta girandosi in modo che le linee non si infilino. Invece guardate qua, una variazione di corrente qui creerà un campo magnetico qui, legge di Faraday, e questo campo può influenzare quello che avviene sul ramo a destra. Quindi qua c'è un'influenza sui rami, qua c'è un'influenza a vari punti del circuito, invece qua no. Guardate le formule. Quando non c'è un'influenza, quindi qua siamo in serie, quando è in serie, quando è messo così, l'induttanza equivalente di due induttanze messe in serie, sì, ma in maniera, no? In maniera tale che non ci sia un'interazione magnetica, non ci sia un'interazione di tipo induzione magnetica tra i due solenoidi, l'induttanza equivalente è la somma di L1 più L2, L1 e L2, la somma, perché il coefficiente di mutua induzione tra i due solenoidi disposti in questo modo è zero. Qualcosa che avviene qua non influenza quello che avviene là per tramite la variazione di flusso magnetico. Invece quando si parla, no? Vedete questa parola che io a me scappa di usare, ma dovete capirlo in senso di interazione. Così questi due induttori si stanno parlando, così si stanno parlando. E quindi l'induttore equivalente, l'induttanza equivalente di una L1 e L2, pur messi in serie, non è così semplice. C'è un pezzo in più che nasce dal coefficiente di mutua induzione. E c'è un fattore 2 perché c'è questo che sente l'effetto di lui per via di M e c'è questo che sente l'effetto di lui e c'è lo stesso M, quindi appare due volte. Vedete come è plausibile che ci sia un 2, ma dovete capire che l'induttanza equivalente qui non è così semplice come in questo caso, perché qua c'è l'induzione magnetica, no? La legge di Faraday che sta facendo sì che questi due si interagiscono in maniera più sofisticata. Come succede quando è in parallelo? La forma non la chiedo, voglio semplicemente che notiate
che questa qui sembrerebbe essere la formula, cioè se io vi chiedo a bruciapelo, le induttanze come si comportano? Più come resistenze o come capacità in termini delle formulette dell'essere in serie o in parallelo? Si comportano più come resistenze? Certo che c'è la complicazione del coefficiente M, ma se guardate la struttura base della formula si comportano come resistenze, no? Due resistenze in serie, così o pumi, sarebbe la resistenza equivalente. Resistenza equivalente, se questa fosse una resistenza, questa è una resistenza, o questa è una resistenza, quella è una resistenza, la formula sarebbe R1 più R2. Quindi vedete che questa formula rassomiglia a questa, questa rassomiglia a questa. Sì, sì, c'è una complicazione, però la struttura base c'è, poi c'è la complicazione, ma la struttura base c'è. Analogamente la capacità, le induttanze in parallelo, perché in parallelo la formula rassomiglia a questo. Quindi la resistenza equivalente di una cosa del genere, la resistenza equivalente è R1 R2 diviso R1 più R2, se vi ricordate. Quindi vedete che la struttura base c'è, quindi le induttanze si comportano la prima battuta come resistenze nella loro formula della induttanza equivalente, ma c'è la complicazione della legge di Faraday. E quindi, visto che si parlano, la formula si complica. Ok? Non vi chiedo queste formule, vi chiedo almeno che riusciate a capire che non è così semplice che dire che è la parte verde. Questa non è la risposta perché c'è la complicazione. E in generale questa non è la risposta perché c'è la complicazione. Ok? Per esempio, cosa fareste qua per evitare che si parlino? Lo girate 90 gradi, no? Implementate questo cambiamento qui. Ovviamente qua va come potrei fare. Cancello qua, ormai questo non ci serve. Quindi dovete dire, io voglio minimizzare l'interazione magnetica, l'interazione di induzione magnetica tra le spire. Come faccio? Evito che una delle spire venga che la superficie attraverso una delle due spire venga bucata dalle linee di campo dell'altra. E quindi devo girarlo. Quindi se questa è la solita diramazione, una è così, l'altra la metto così. E ovviamente devo solo... ok? Queste sono in parallelo, ma uno è girato in maniera che il campo non si infili. E allora la formula si ridurrà questa, perché con questa configurazione M uguale a 0. Ok? Semplice, no? Quindi sarebbe carino se lo studente si ricordasse che le induttanze, le formule base per la induttanza equivalente sono come quella della resistenza, e solo quella della resistenza, se i due solenoidi non si parlano nel senso di fare dei lens, e quindi le linee di una non taglia, non buca, non si infila nell'altro solenoide, allora basta orientarlo, d'accordo? Carino, no? Un altro piccolo argomento che vorrei fare, che ho usato fuori qualche raro esercizio, però magari viene fuori anche all'orale, è un argomento che per qualche motivo non l'avevo fatto prima, avrei avuto diverse occasioni per farlo. Mi è venuto in mente ieri che non l'avevo fatto, quando guardando il PowerPoint c'era il famoso conticino del tempo che impiegherebbe nel conto alla Maxwell, il conto classico, di quanto tempo impiegherebbe l'elettrone in un attimo a spiralizzare giù. E ho preparato, non l'ho fatto. Allora, immaginate che questo sia un oggetto di massa molto grande,
E questo è un altro oggetto di massa più piccola. Quindi se io vi chiedo di scrivere l'energia meccanica, quindi magari stanno interagendo con la forza gravitazionale, la forza di Coulomb, io vi scrivo di specifico tipo di interazione, poi vi dico scrivete l'energia meccanica. Voi cosa fate? Allora dite ok, questa è la massa molto più grande di quello, quindi scelgo un sistema di riferimento solidale con questo corpo. Certo stanno interagendo, questo in teoria accelera, però accelererà molto poco, più grande la sua massa, quindi in prima battuta avere un sistema di riferimento solidale con questo è un sistema di riferimento quasi inerziale. Quindi piazzo questo all'origine dei miei assi e sono fiducioso che se questo è molto 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 più massiccio di quello, questo sistema non accelera, è un sistema di riferimento inerziale. Va bene, quindi rispetto a questo sistema qua, l'energia meccanica, la scrivo che so così, è uguale all'energia cinetica di questo, perché è l'unico che si sta muovendo, a più l'energia potenziale, supponendo che tra di loro ci sia una forza conservativa. Okay. Allora, facciamo un caso di una forza molto importante, di una forza centrale, e anche se non è proprio indipendente, voglio aggiungere la parola, è radiale. Con questo sto dicendo due messaggi. Voglio che la forza che questa particella senta sia, agisca lungo la direzione che congiunge, lungo la direzione del segmento che congiunge le due particelle. Quindi se questa è una forza attrattiva, la forza sarà di qua. Se è repulsiva, sarà di là. Ma la direzione della forza, a parte il verso, è questa data dalla direzione del segmento, d'accordo? Quella parola centrale, rivolta sempre verso il centro, perché questo è il centro, è posizionato lui al centro. Quindi la forza centrale è la forza rivolta verso il centro. E voglio anche che sia radiale, voglio che la forza, a parità di distanza dal centro, non dipenda dall'angolo, ma dipenda solo dalla distanza, d'accordo? Il modo dipende solo dalla distanza. Allora, qua abbiamo messo l'origine, quindi se volete scegliamo gli assi XY, facciamo degli assi cartesiani rettangolari, e immaginate che questa particella abbia una certa velocità, quindi che so, che abbia una traiettoria di questo tipo, d'accordo? Anzi, voglio accentuare un po'. Quindi facciamo che sia così, quindi lui si trova qua, ok? Okay. Non è un moto circolare, potrebbe essere un moto di una sezione conica, cosa che è se questa dipendenza radiale fosse del tipo 1 su R quadro. Quindi se 1 su R quadro, come per esempio le forze, la forza gravitazionale o la forza di Coulomb, allora si dimostra che la traiettoria sarebbe una sezione conica. Solo in questo caso, come vi credo aver detto, se fosse R su 2,000000000000000, mi sto stufando, 1, non sarebbe una sezione conica. Deve essere 2, nel senso matematico del termine. Allora, supponete che la particella si stia muovendo in questa direzione, quindi la velocità la disegno così, è un vettore che è tangenziale alla traiettoria, come tutti sanno, quindi si sta, è tangenziale alla traiettoria, è tangente in quel punto. Quindi questa sia la velocità. Silenzio là in fondo, vi sento? Il grande fratello vi sente? Questa è la velocità, d'accordo? Adesso io possiamo scomporre, vedete qua è un ripasso questo, tutto sommato sono contento di aver fatto tra le ultime ore, perché è un ripasso di cose che abbiamo fatto, cose che dovesse sapere. Questo vettore velocità lo posso scomporre nella direzione XY, no? Posso dire questa è la componente X della velocità, questa è la componente X, è la parte della velocità che è nella direzione X, e questa è la parte della velocità che è nella direzione Y, questa qua, no? Questa è la parte di velocità che è nella direzione Y. Ok? Scompongo la velocità in due componenti perpendicolari, uso il teorema di Pitagora, bla 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 bla.
Questa è la composizione ortogonale, è la composizione cartesiana rettangolare che nasce dall'aver scelto questa direzione x e questa direzione y. Ma c'è un'altra scomposizione che salta all'occhio, che è questa qua. In questo istante la particella si trova qua, c'è questa direzione qui, che è la direzione radiale. Non a caso c'è questa parola radiale. E c'è una, siccome io voglio continuare a usare Pitagora, silenzio là in fondo per cortesia, voglio continuare a usare Pitagora, e quindi c'è anche una scomposizione che chiamo trasversale, quindi pensate a una direzione che è perpendicolare alla direzione radiale, che passa in certo per il punto, questa è la direzione perpendicolare, ok? E chiamo questa la direzione trasversa, trasversa, ok? D'accordo? Altra cosa importante, silenzio per cortesia, sono sicuro ve l'ho detto tempo fa, dovete capire che in questo tipo di problema, dove ho un protone, un elettrone, o il Sole, la Terra, o la Terra, la Luna, il moto rimane su un piano, il moto è un moto nel piano. Perché è un moto nel piano? Cioè in questo istante la particella è qui, ha una velocità in questa direzione, e pensate al piano individuato quindi dal vettore posizione, questo è il vettore posizione, e dalla freccia rossa, individuo un piano, la lavagna. Perché la particella non uscirà dalla lavagna? Perché non c'è una forza nella direzione perpendicolare alla lavagna, ricordate questo? Quindi la particella rimane nella lavagna, è un moto del piano, questo è un moto planare, moto, mio dito, moto planare. Ok? Molto planare. Quindi io potrei specificare la posizione della particella nel piano con due coordinate. Uno è la distanza alla quale si trova. Attenzione, con questo intendo, con R, intendo il modulo del vettore R. Questo è il vettore R, quello che va da qua, dall'origine e punta alla posizione. Il modo di quello lo chiamo la distanza, indico con R senza la freccia sopra. L'altra coordinata è l'angolo, magari misurato dall'asse X come di solito, perché è un moto di piano, quindi uso questo angolo qua, d'accordo? Allora, ho due possibilità di scomporre la velocità. Una è in questo modo, la componente X e componente Y, l'altra è scomporlo nella direzione radiale e nella direzione trasversa. Quanta parte della velocità è nella direzione radiale? Allora scompongo. Eccola qua, questa è la parte della velocità che è nella direzione radiale e questa è la parte della velocità che è nella direzione trasversa. Chiamo questo la velocità radiale con R sotto e chiamo questa la velocità trasversa. Quindi la velocità lo scompongo sempre con Pitagora in mente, quindi due direzioni ortogonali, solo che ho scelto queste direzioni, che chiaramente continuano a cambiare man mano che la particella si sposta, è ovvio che la velocità radiale e la velocità trasversa cambiano. E qual è? Quindi io posso individuare dei versori, quindi dico la velocità, perché sto scrivendo in blu? Ecco perché, tra un attimo ho capito, la velocità trasversa, anzi velocità radiale prima, la scrivo come? A qualcosa nella direzione radiale, quindi introduco un versore radiale, era quello che volevo fare in blu, eccola qua, questo qua è U di R, e adesso introduco U di teta, ma U di teta voglio che abbia la stessa, voglio usare la mano destra per U di teta. E se vi fermate a pensare, quindi io scriverò così, qual è la velocità nella direzione radiale? La direzione me lo dà il versore. Qual è il modulo? Qual è la parte che lo scrivo qua? Scrivo questo, la derivata del modulo della velocità, quindi dico questo, rispetto al tempo. Anzi, questa è una puttana. Non è di V, è di R. Stavo già pensando ad altre cose. Quindi la velocità radiale, come vedete dalla costruzione,
è la derivata della distanza dal centro in funzione del tempo. Se la distanza dal centro sta cambiando, allora ho una velocità radiale. Se la distanza dal centro sta aumentando, come in questo disegno, vedete che in questo istante la distanza è questo, e in un istante successivo è qua, la distanza è aumentata un po', allora avrei una velocità radiale positiva. Se la distanza sta diminuendo, ho una velocità radiale negativa. Se la distanza non cambia, ho una velocità radiale zero. Datemi un esempio di un moto a velocità radiale zero, il moto circolare uniforme, giusto? La distanza dal centro non cambia. La velocità trasversa come sarà? La scriverò con la stessa idea. Ho un versore che scriverò U di teta. E questo cosa sarà? Sarà R, la derivata dell'angolo rispetto al tempo. E questi non vi dovrebbero stupire, queste formule, perché le ritrovate nel moto circolare che risale ormai a 13 settimane fa. Quindi in questo disegno cosa sta facendo l'angolo? L'angolo sta aumentando o diminuendo? L'angolo misurato dall'asse X. L'angolo sta diminuendo, quindi la derivata rispetto al tempo è negativa. La U di teta chi è? La U di teta è per di qua. La U di teta è per di qua. E, e quindi questo è, è un valore negativo, questo è negativo, quindi ha verso opposto a questo. Perché è negativo questo in questo disegno? Perché in questo disegno l'angolo sta diminuendo nel tempo. Notate come U di R e U di teta sono legati assieme, esattamente come sono legati assieme la U di X e la U di Y. Se avevate la U di Y X qua e la U di Y qua, vedete? È la stessa cosa. A che pro tutto questo? Vediamo se riesco a farlo in 10 minuti, se no è meglio, dovrò continuare domani. Non sono cose difficili da fare, sto solo ripassando un po' di fisica che dovresti già sapere. Adesso scriviamo l'energia meccanica. L'energia meccanica, attenzione, cosa ho detto? Che la forza era centrale e radiale. Non necessariamente uno su R quadro, però questo è un esempio. Quindi questo qua cos'è? È un mezzo M, il modulo di V quadro più U. Insistiamo, cos'è questo? È un mezzo M, il modulo di V. La posso sia scrivere così, quando facevo la scomposizione cartesiana rettangolare, ma la posso anche scrivere così, perché è una scomposizione di Pitagora anche lì. Pitagora mi dice questo cateto al quadrato più cateto al quadrato mi dà l'ipotenusa al quadrato, quindi la scrivo in questo modo. Quindi ho, cos'è la velocità radiale al quadrato? Scrivo questo, quindi è la derivata di R rispetto al tempo al quadrato, non è la derivata seconda, è la derivata di R rispetto al quadrato, rispetto al tempo due volte, al quadrato intendo dire. Di nuovo dovete tenere a mente cos'è la R, non c'è la freccia sopra, questo è il modulo di R. Se volete, per evitare di far confusione, forse è il caso proprio di scrivere che questo è così, così è semplicemente che appesantiamo un po' la notazione, ma forse è il caso di farlo, così non corriamo rischi. È la derivata del modulo della distanza rispetto al tempo al quadrato più un mezzo m per questo al quadrato e questo al quadrato e questa roba qua. Quindi scriviamo r al quadrato teta punto al quadrato, d'accordo? Quello che ho scritto qui è l'energia cinetica, solo che l'ho scritto usando la velocità radiale e la velocità trasversa, poi più u, ok? E u sarà, visto che la forza è centrale e radiale, dovete capire che la U dipenderà da R. Tatuatelo da qualche parte sul vostro corpo. U dipenderà da R, dalla distanza. Quindi questa è una funzione che dipende da R. Adesso un altro pezzo di fisica che è un buon ripasso. Cos'è il momento della quantità di moto? Il momento della quantità di moto, per definizione, è il prodotto vettore tra il vettore posizione e la quantità di moto.
D'accordo? Allora, quantità di moto, tutti sanno, dovresti sapere, guai a voi venire ad esame con idee confuse. Questo è la quantità di moto, quindi in questo particolare esempio, in questo istante, con la particella che si muove in questa direzione, la velocità è questa, la quantità di moto è in questa direzione, perché la quantità di moto è parallela alla velocità. Qual è la direzione del vettore L? R, P, entra. Quindi in questo momento il vettore L, associato alla particella qua, che si muove con questa velocità, la disegnate qui e entra nella lavagna. Quindi se questo è l'asse X, e questo è l'asse Y, e l'asse Z esce dalla lavagna, in questo istante L è al verso opposto a U di Z, entra nella lavagna. Siete d'accordo? Ma sapete un'altra cosa che dovete sapere per avere almeno un 18? Qual è la derivata di L rispetto al tempo? La derivata di L rispetto al tempo è R vettor F. Allora, se la F è centrale, disegno in giallo, se ho giallo da qualche parte, rosso l'ho già usato, un bel colore, ho finito in giallo, uno dei colori che uso di più, eccolo qua, c'ho ancora qualche... Questo è, disegno una situazione attrattiva, facciamo attrattiva? Attrattiva, come la forza di gravitazione o come la forza di Coulomb, qualora questo fosse un protone e questo fosse un elettrone, la forza attrattiva è per di qua, e voi cosa concludete? Che la forza gialla è antiparallela alla freccia bianca e quindi il momento a quantità di moto non cambia nel tempo, rimane entrante nella lavagna e il modulo non cambia. D'accordo? Conservazione del momento a quantità di moto. Quindi chiamiamo L0 il modulo di L, ok? Allora, quanto vale il modulo di L? Voi dovete capire che è uguale a M il modulo di V per R. Devo andare più veloce, arrivate a questo per cortesia. Anzi, la quale V? Quale V? Attenzione, vediamo qualcuno ci capisce qual è la V qua. È la V trasversa, perché non è la V radiale che contribuisce al momento a quantità di moto, giusto? È quella storta. Se volete un momento a quantità di moto, avete bisogno che questo vettore siano storti per avere L, giusto? Ma la velocità radiale per definizione non è storta, è proprio nella direzione di R, quindi quello che dà contributo al momento a quantità di moto è la velocità trasversa, giusto? Quindi questa è la velocità trasversa. Quindi questo pezzo qui, che tra l'altro perché l'ho scritto così, questo pezzo qua che è V teta al quadrato, l'ho scritto esplicitamente solo perché era qua, ma pensate, V teta al quadrato, potete riscriverla in termini di L0, perché avete che V0 è uguale a L0 diviso MR, e quindi V0 quadro è uguale a L0 quadro diviso M quadro R quadro. Quindi prendete questo è teta, mannaggia, 0 era brevemente perché qua questo è la componente trasversa, prendete questa e la sbattete qui e stiamo scrivendo dunque l'energia meccanica quindi uso questa notazione R punto per alleggerire un po' più un mezzo M di questa roba che è L0 quadro diviso M quadro R quadro più, va bene, U di R, okay. Ovviamente questo M va via con questo M e avete un risultato molto interessante che continuerò domani un po' a discutere, però familiarizzatevi con questo conto. Passo. Quindi l'energia meccanica è un mezzo M, la derivata della rispetto al tempo della distanza dal centro al quadrato, si intende, più L0 quadro diviso 2mR quadro più l'energia potenziale, che sarà una funzione di R. Guardate come questo pezzo dipende da R. Dipende da R.
ed è una dipendenza 1 su R quadro. Ed è positivo! È sempre positivo! Quindi questa cosa qua è una funzione fatta così. Se questo è R, questo è 0, quindi è il semiasse dei numeri reali, questa roba qua è una funzione che non è un'iperbola, è 1 su R quadro, non è 1 su R, è 1 su R quadro. Quindi è una funzione che va giù molto rapidamente, molto più di un 1 su R. Non so neanche, dovrei disegnarla in scala, voglio che sia chiaro, questo è un 1 su R quadro, questo è un 1 su R, questo è un 1 su R quadro, va giù, va a 0 per R grandi più rapidamente che 1 su R, ma è una funzione di R pure questo. E quindi la gente cosa fa? Scrive che l'energia meccanica di della Terra rispetto al Sole, orbita attorno al Sole, o l'elettrone che orbita attorno al protone, si scrive come un mezzo m, questa velocità radiale al quadrato, quindi r punto al quadrato, più un'energia potenziale, lo chiamano efficace. E l'energia potenziale efficace è la somma, è una funzione che dipende da R, è una somma di quella vera più questa roba qua. E questa roba qua ha un nome, si chiama l'energia potenziale, quindi è un'energia, vedete che è un'energia, perché questa è un'energia, 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 è un'energia potenziale centrifugo, centrifugo. Quindi l'energia potenziale efficace è la somma di quella vera più questo centrifugo. E questo centrifugo ha una funzione positiva che cresce. Ma taci. Quindi questo è il grafico che riprendo domani a commentare, però voglio farlo. Questo è il grafico dell'energia potenziale efficace. Con un caso concreto, supponiamo che l'energia potenziale vero sia tra un elettrone e un protone, come l'esempio del PowerPoint dell'elettrone che spiraleggia. Qual è l'energia potenziale che c'è tra un elettrone e un protone? Hanno cariche uguali ma di segno opposto, quindi è la costante elettrica e dai queste unità di misura, c'è un segno meno Q quadro diviso R, e di solito uno cosa fa? Quel valore di C cosa fa uno di solito? Lo mette uguale a 0, perché all'infinito diciamo che l'energia potenziale è 0. Quindi non si scrive questo, ma non scrivendolo cosa si è fatto? Si sta dicendo che C uguale a 0 equivale a dire che U di R per R uguale infinito è uguale a 0. Quindi ricordate questo commento? Disegniamo questo, vedete che è una funzione negativa che all'infinito vale 0 e poi a R che diminuisce sta andando così come un'iperbole, quindi va così e ovviamente diverge per R che tende a 0, avrei questo che diventa infinitamente negativo. Ma l'energia potenziale efficace è la somma di questo più questo qui, e questo è positivo, con una funzione che va 1 su R quadro, positivo, e questo va giù molto più velocemente di 1 su R, quindi è la somma di questi due. E quando sommate due funzioni fatte così, viene fuori una funzione più o meno così. Ovviamente il disegno andrebbe fatto bene, quindi domina a distanze molto piccole, domina questa, poi fa così, e domina le grandi distanze questa qua, perché questo va a 0 prima. Questa va a 0 1 su R quadro, questa qui è 1 su R, quindi a R piccole domina quello 1 su R quadro, a R grandi domina quello 1 su R, pensateci. E queste due curve sommate insieme, una positiva e l'altra che invece è negativa, vi dà un minimo, vi dà una curva così, e riprendiamo qua domani. Questa curva l'avete vista a chimica? Chi ha fatto chimica? Ci vediamo domani alle 10.